Riprendiamo adesso con la tavola rotonda, ma prima della tavola rotonda una presentazione a cura della dottoressa Laura Vaime, alla quale cedo questo microfono. Vuole venire da questa parte o rimane lì? Penso si senta. Va bene, rimane. Okay. D'accordo, grazie. Allora, io vi ringrazio per averci invitato, è un momento molto importante per noi perché possiamo parlare con i rappresentanti delle associazioni e quindi diciamo entrare in contatto con voi. Noi siamo quelli che lavorano dall'altra parte e vengono sempre visti un po' come, diciamo, anche un po' lontani, mentre invece l'idea è quella di avvicinarci sempre di più, perché come vedremo la cura del paziente è legata ad un rapporto strettissimo fra gli operatori sanitari e le famiglie. Oggi io mi occupo di rischi operativi, quindi dei rischi che sono legati a come un'organizzazione lavora, a come viene sostenuta dai sistemi informativi e a come vengono gestite le risorse umane, che sono la parte fondamentale di un'organizzazione. Vengo dalla Svizzera, quindi ho una testa leggermente diversa, ma vivo da 20 anni in Italia e quindi mi sono, diciamo, appassionata a questo paese e voglio dare un contributo. Lavoro in sanità da una 20 anni, proprio nell'area dell'organizzazione, e questo è un po' quello che io vedo della sanità, no? Quindi sopra abbiamo tutta la parte di servizi che sono noti a tutti, quindi dalla parte acuta ospedaliera ai medici di medicina generale, ai poliambulatori, all'assistenza domiciliare, eccetera, eccetera, e sotto abbiamo un bailame di problemi enormi, enormi, veramente enormi, quindi dal personale che non viene pagato correttamente a situazioni nelle quali in passato per esempio sono state fatte delle malversazioni, a strutture fatiscenti e tutta una serie di altri temi che voi vedete, che però diciamo non impediscono alla sanità italiana di portare avanti un discorso importante che in tanti altri paesi per esempio non viene portato avanti, perché non dimentichiamoci che in Italia la sanità è gratuita e quindi diciamo questo è un grande valore che noi abbiamo. Allora, quali sono le tematiche fondamentali? L'avanzamento dell'età, l'invecchiamento della popolazione e poi percorsi assistenziali che stanno cercando di cambiare, dove l'ospedale diventa il centro d'eccellenza per la gestione dell'evento acuto e poi si ha la tendenza a portare il paziente verso l'esterno e quindi anche verso il domicilio per poterlo continuare ad assistere in un contesto diverso. La Regione Lazio in questo senso sta cercando di dare dei paletti, cioè sta cercando di dire le aziende sanitarie hanno lavorato in passato in un certo modo, private e pubbliche, perché questo è un processo trasversale, ma non è più possibile lavorare con la propria metodologia, la propria volontà, eccetera. Dobbiamo metterci in qualità, cioè dobbiamo cercare dei requisiti standard per poter lavorare secondo certi crismi che sono noti comunque in tutto il mondo, perché l'ISO è comunque riconosciuto in tutto il mondo. Che cosa hanno fatto? Hanno l'anno scorso definito un nuovo sistema di accreditamento e di verifica dell'accreditamento, quindi anche le aziende che sono già accreditate, che quindi possono erogare servizi sanitari accreditati, verranno riverificate, cioè ci saranno degli auditor che arrivano da parte della regione, da parte della ASL, per verificare come lavora questa gente, quindi che tipo di servizi vengono offerti e come si lavora. E quindi che cosa chiederanno soprattutto? Quali sono le coperture assicurative? Se esistono dei codici di comportamento etico? Se si sono impostati dei sistemi di qualità per cui si lavora per processi controllati ovviamente?
come viene trattato il paziente, quindi il tema dell'umanizzazione è molto importante. Io recentemente sono stata personalmente in un pronto soccorso, di una struttura peraltro che conosco, mi dovevano fare un prelievo, sono arrivate con un ago da cavallo, me l'hanno infilato senza guanti, me l'hanno infilato nel braccio, mi hanno preso un nervo invece che una vena, cioè tutta questa non è umanizzazione, no? Perché io sono di corsa, sono sottopagato, c'ho l'altro paziente che deve entrare e quindi vado, lavoro così. Allora, questo non è umanizzazione e la regione invece vuole che si vada in una, diciamo, direzione di qualità che è legata non solo a come lavoro tecnicamente, ma anche come mi approccio al paziente dal punto di vista umano. E poi c'è il tema della valorizzazione delle professionalità, perché in questi anni nel Lazio si è fatto un'attività di riduzione dei costi trasversale e ovviamente ci ritroviamo con del personale che è sottopagato e comunque alla fine del mese tutta gente che lavora dalla mattina alla sera e deve pagare i propri, diciamo, le proprie cose, e quindi siamo in una situazione in cui ci sono poche risorse, i pazienti sono sempre di più e quindi come si fa, no? Quindi la valorizzazione delle persone purtroppo dobbiamo riconquistarla, recuperarla. La comunicazione trasparente è fondamentale, quindi questa metodologia per cui io entro in ospedale se ho la raccomandazione, piuttosto che, ecco, tutta questa storia deve essere eliminata, controllata, si ritorna al first in, first out, quindi chi prima entra in ospedale deve essere curato e non semplicemente perché ha delle relazioni. E poi la parte molto importante è anche la comunicazione, perché se io lavoro bene e non comunico verso l'esterno che lavoro bene, non lo sa nessuno, no? E quindi bisogna sapere come è costituita l'organizzazione, quali sono le figure professionali, quali sono i progetti di formazione che vengono fatti per riqualificare il personale, eccetera, perché io che sono un paziente voglio sapere dove vado a finire, dove entro, qual è la struttura nella quale vengo curata. Quindi il domani che cosa vede? Vede una organizzazione tecnica che diventa sempre più standardizzata, ok? Io devo lavorare con dei processi che non mi invento, con dei percorsi che sono definiti e con una capacità tecnica ovviamente forte. E quindi come si differenzieranno le aziende? Proprio per la capacità di prendersi cura dei pazienti, quindi proprio per la capacità di entrare in sintonia con la persona che viene presa in cura. Allora, oggi io vi ho portato due personaggi della regione Lazio. Il dottor D'Angelo, Giuseppe D'Angelo, che lavora per la ASL Roma 2 ed è la persona, quindi per il pubblico, ed è la persona che prende in carico i pazienti anche con gravissima complessità assistenziale, pazienti SLA, pazienti che hanno delle problematiche, pazienti in coma, quindi pazienti molto molto gravi. E dall'altra parte il dottor Giuseppe Casale, che forse voi già conoscerete, che è fondatore di Antea, che è un'associazione che si occupa di cure palliative e quindi assiste i pazienti fino al commiato. Okay? Queste due persone io le ho scelte, ho scelto di coinvolgerle perché non sono, non solo hanno una capacità tecnica e un'eccellenza nel proporsi alla presa in carico altissima, ma sono delle persone che hanno un cuore veramente importante, e quindi lascio loro la parola. Allora, vi chiedo solo una cortese attenzione, abbiamo Scopinaro e Venturi che erano in calendario, soprattutto Scopinaro perché era subito dopo Campisi, che devono andare via, quindi vi pregherei di asciugare il più possibile, quindi noi completiamo questo, evitiamo di fare le domande dal pubblico in modo tale che abbiamo il tempo di fare intervenire Scopinaro e Venturi. Grazie. Allora sarò breve, ringrazio la dottoressa Weimann per questo invito e la vostra presenza.
io mi occupo di assistenza domiciliare, in particolare di assistenza domiciliare in alta intensità, e vedremo di che cosa si tratta. Sono un medico rianimatore e dopo circa 20 anni di ospedale, quindi terapia intensiva e pronto soccorso, sono passato sul territorio e mi sono reso conto che il fronte più complesso, la prima linea, non è in ospedale ma è a casa del paziente. Questa è la normativa che ci regola, è corposa, visto che siamo sulla prima di corsa andrei intanto a parlare della 431, che è la DCA 431, è considerata la mamma delle nostre norme ed è quella che definisce gli attori del contesto domiciliare, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, i medici ospedalieri e poi ovviamente il servizio sociale del municipio, il CAD propriamente detto e il caregiver, che è una figura essenziale, e il familiare che si occupa dell'assistenza e della cura del paziente. All'interno del 431 c'è un modulo di attivazione che può essere redatto dal medico di base oppure dal medico ospedaliero. In seguito a questa segnalazione il CAD si attiva e va a vedere il paziente in ospedale oppure presso il domicilio. Per i casi più gravi c'è una unità di valutazione multidisciplinare a livello distrettuale, si decide il setting assistenziale, cioè sia corretta l'assistenza domiciliare e si redige un PAI, che è il piano di assistenza individuale. Le altre normative sono la 256 e la 149 del 2018 che recepiscono i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. 2017, ridefinisce appunto il ruolo della UVMD e parla di integrazione sociosanitaria, cioè della compartecipazione nell'integrazione dell'assistenza domiciliare anche del municipio. E poi definisce i livelli di assistenza che sono all'interno dell'assistenza domiciliare, che si basano su un coefficiente di intensità assistenziale sul quale non mi trastullo. Ci sono dei pazienti prestazionali che sono i più semplici, fino al livello quarto, dove ci sono i pazienti che afferiscono all'assistenza domiciliare in alta intensità, di cui io mi occupo per l'azienda ASL Roma 2 appunto. Come ha accennato, sono pazienti affetti da patologie neuromuscolari molto gravi, come il paradigma è la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, ma ce ne sono tante altre che praticamente comportano una impossibilità del paziente di alimentarsi e di respirare e quindi lo inseriscono in questo livello assistenziale, dove si arriva ad avere il paziente ventilato, alimentato artificialmente e quindi assolutamente non più autonomo. Queste sono altre normative su cui non mi soffermo. Questa, la 283 e la 95 sono le nuove, purtroppo ancora non del tutto operative, che sono quelle sull'accreditamento a cui faceva riferimento prima la dottoressa. Delibera capitolina recente di gennaio di quest'anno, che si occupa dei benefici previsti dalla norma per la disabilità gravissima e che è appunto l'altro elemento dell'assistenza domiciliare che spetta, diciamo così, ai servizi sociali del municipio. Per capire i numeri dell'ADI, due numeri appunto: i residenti della nostra ASL sono circa 1.350.000, è la ASL più grande d'Italia e deriva dalla fusione di due aziende, la B e la C. Circa l'1%, circa 13-14.000 pazienti sono seguiti in assistenza domiciliare, i più importanti, i più complessi sono circa 7.000. Considerate che il nostro budget è un budget piuttosto consistente, ci sono molti reparti di assistenza per acuti, come la terapia intensiva, che non arrivano a queste cifre. Quasi il 50% dell'assistenza domiciliare, e quindi circa 10 milioni su 20 milioni di euro, è assorbito dai pazienti più complessi. Ci sono quelli che direttamente seguo io. Quindi, come dicevamo, implicazioni di carattere economico, implicazioni etiche, perché con questi pazienti molto spesso si parla di problematiche che conosce bene il dottor Casale, che sono quelli del fine vita.
il personale della ASL, il personale delle ditte in service, perché la Regione Lazio esternalizza la maggior parte delle assistenze domiciliari, e i presidi, andiamo dalla garza fino al ventilatore, al letto ortopedico, al materasso antidecubito. Quindi nel complesso i numeri dell'assistenza domiciliare in alta intensità sono imponenti. Questa è una foto che ho fatto recentemente passando dal Quirinale. Mi pensavo, com'è la situazione di questa parte della sanità? E a fronte di una situazione un pochettino serena sopra, vediamo che il nostro tricolore si staglia in un contesto plumbeo, perché chiaramente le problematiche sono moltissime. Abbiamo dei problemi, diciamo, nel contesto della nostra struttura, perché c'è una carenza cronica di personale che è stato, ovviamente, in questo senso ha agito in maniera peggiorativa la spending review che tutti conosciamo. Ci sono problemi di carattere organizzativo, l'assistenza domiciliare in alcuni contesti è inserita nei distretti, in altri in alcuni dipartimenti, quindi aspetti che creano una certa disorganizzazione. Il fatto stesso che l'assistenza domiciliare si occupi dal pannolino fino al ventilatore probabilmente non è il meglio, perché sarebbe più indicato e opportuno pensare a una sorta di autonomia dell'assistenza domiciliare in alta intensità dalle attività dell'assistenza domiciliare. E poi ci sono anche dei problemi con i rapporti con le aree decisionali della nostra ASL, che non sempre sa quello che facciamo, con la regione nel momento in cui ci sono queste nuove normative, con una serie di difficoltà. Ci sono stati molti ricorsi sulla nuova normativa per l'accreditamento. E poi, ecco, questo è il fronte invece interno. No, quello precedente, i problemi, chiedo scusa, generale, eccolo. No, questo è paziente. Ah, l'abbiamo messo qui, sì. E poi c'è un problema, diciamo, del fronte a casa, domiciliare. Perché le criticità sono quasi sempre a livello del rapporto che si sviluppa col paziente e ancor di più col caregiver, che è una figura fondamentale. Il problema sono le aspettative, e lo dico in senso reciproco, cioè quello che noi ci aspettiamo da un caregiver, che non è indistruttibile, e purtroppo viene meno quasi sempre col tempo, proporzionalmente alla intensità e alla gravità del paziente. Lo slacciato, il filacciamento, la disgregazione del contesto familiare, assistiamo purtroppo molto spesso a famiglie che si sfasciano, alle separazioni, perché quasi sempre quello che succede in un'abitazione è che si trasferisce una terapia intensiva dall'ospedale a livello domiciliare, e questo è quello che non dovrebbe succedere. Quando si entra in queste case si ha la percezione di entrare in un ospedale, e non è esattamente quello che il principio del legislatore con i nuovi LEA vuole indicare. Perché è fondamentale che all'interno della famiglia si crei una rete familiare, ed è altrettanto importante, nel momento in cui si prende in carico il paziente, stabilire un patto tra noi e la famiglia, perché molto spesso c'è una difficoltà ad accettare la patologia, molto spesso c'è una sorta di sindrome risarcitoria, passatemi il termine, per cui i pazienti si aspettano da noi molto più di quello che la normativa ci consente di dare, e stiamo sviluppando con alcune ditte, per esempio, un vademecum, perché ci troviamo spesso a non poter entrare a casa delle persone, perché ci dicono questa è casa mia e poi non entrate. Ci troviamo purtroppo spesso a non poter far lavorare alcune ditte perché il caregiver impedisce l'assistenza, e non è infrequente dover ricorrere, per esempio, alle forze dell'ordine per entrare in casa. Quindi l'ultima diapositiva è un invito, ed è appunto questo: noi riusciamo a trovare in contesti familiari
una sostenibilità dell'assistenza quando ci sono, quando c'è l'amore. Ecco, questa è la verità, purtroppo non ci sono altre strade, possiamo dare qualsiasi tipo di presidio, qualsiasi tipo di assistenza e i costi sono enormi, ma se non c'è all'interno della famiglia, se non si preserva questo clima amorevole, il nostro lavoro diventa inutile. Grazie per l'assistenza. Allora, grazie. Purtroppo nel frattempo abbiamo perso l'intervento dell'avvocato che a noi aveva un impegno contestuale e probabilmente questo, insomma, piccolissimo disguido, però insomma ringraziamo l'avvocato Venturi, giusto, Maria Pia Sozio, così la citiamo anche per Liberi TV. Il dottor Rossetti è andato via, ma abbiamo una lettura che faremo tra poco relativa al suo intervento e ringrazio sentitamente la dottoressa Scopinaro, davvero grazie, perché insomma sta aspettando il suo intervento, quindi completiamo questa carrellata e poi subito l'intervento della dottoressa Scopinaro. Grazie ancora. Buongiorno, sono, come potete leggere, Giuseppe Casale, ringrazio l'organizzazione per l'invito e in particolare la carissima amica Laura Vaime anche per le parole che hai espresso prima nei nostri confronti. Io sono responsabile di questa associazione che ha, come potete vedere, qui porta 30, ma in realtà ormai abbiamo 31 anni, ci occupiamo di cure palliative, questa parola molto spesso nel nostro paese viene vista come qualcosa di completamente inutile, ma in realtà palliativo deriva da pallium, che è un mantello. È un mantello di protezione per il paziente e la sua famiglia in una fase particolare della sua vita. Che si va bene. Sono riconosciute a livello ormai mondiale come le cure più idonee ad assistere un paziente in una fase avanzata di malattia, in particolare per assistere i cosiddetti pazienti in fase terminale. Ormai è stato stradimostrato, e noi lo abbiamo vissuto nei nostri 31 anni di vita, ma anche dal punto di vista scientifico, che prima intervengono le cure palliative, migliora la qualità di vita che si può assicurare ai pazienti e addirittura le persone vivono più a lungo. Quindi è un qualcosa che chi definisce alcune palliative inutili, insomma, evidentemente vive nella beata ignoranza. E lì lo lasciamo. Sono riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come vedete, questa è una definizione molto, così l'ho riassunta molto, ma la cosa più bella è che la prima frase, le cure palliative non accelerano né ritardano la morte. Che cosa significa? Che non un cattivo pensiero, un pessimo pensiero che chi assimila le cure palliative ad eutanasia passiva o attiva o quello che sia, quindi non accelerano la morte, ma addirittura però sono anche contro quelle forme di accanimento terapeutico e diagnostico che spesso si trovano a come io lo addirittura dire, delle vittime di alcune persone con malattie estremamente gravi. Ricordate che, cioè vi ricordo che in Italia quando si parla di malati in fase terminale si parla di una popolazione di circa 200.000 persone, quindi non è che si parla di numeri molto bassi, purtroppo in questa categoria vengono ascritti dai bambini agli ultranovantenni. Quindi c'è tutta una fascia, quello che fa Ante è infatti è quello di seguire dai bambini agli ultranovantenni. Un'altra cosa molto importante, affermano la vita, quindi a me dispiace molto quando mi considerano qualcuno, me con tutta l'equipe, adesso vedremo velocemente, come coloro che accompagnano la gente a morire. No, noi accompagniamo la gente a vivere bene fino all'ultimo minuto, che è una cosa un pochino diversa. Quindi affermiamo la vita e cerchiamo di aiutare a vivere le situazioni drammatiche in maniera più dignitosa possibile. Poi sono il controllo dei sintomi. Ovviamente le cure palliative hanno delle basi scientifiche ben radicate,
si fa medicina ad altissimo livello, perché immaginate se c'è un bambino che sta male, quale mamma affiderebbe il proprio figlio a un centro di cure palliative se non fosse più che sicura, no, che venga assistito in una maniera più adeguata, e controlla quei sintomi importanti che sono il dolore, che attualmente è uno dei sintomi forse più facili da controllare, ma controlla anche tutti gli altri sintomi che sono la difficoltà a respirare, la difficoltà a muoversi, la stanchezza, l'anoressia, cioè non ha più appetito il paziente. Quindi si cercano di controllare tutti questi sintomi. La piccola rivoluzione della medicina palliativa è proprio questa, che si passa dalla malattia, noi medici, io sono un medico, come il collega mi ha detto, che noi siamo stati abituati a prenderci, a curare la malattia. Nessuno ci ha insegnato purtroppo durante il nostro percorso a fare una terapia del dolore adeguata, tantomeno ci ha insegnato a rapportarci con la persona malata, quindi avere dei sistemi comunicativi adeguati, e molto spesso ci si dimentica della persona, cioè viene considerato soltanto paziente. Voi sapete che in molti ospedali questi pazienti vengono identificati col numero del letto o addirittura con la patologia che hanno. Cioè, ho assistito più qualche volta al collega che dice: vabbè, vai a vedere il pancreas, vai a vedere il fegato, vai a vedere il polmone, come se fosse qualcosa, no? Completamente diverso. La rivoluzione delle cure palliative è proprio questo, passa dal to cure, gli inglesi purtroppo lo traducono in maniera più breve, dal semplice curare a prendersi cura. Quindi a prendersi cura significa mettersi in gioco, e mettersi in gioco significa dare qualcosa di più della semplice prescrizione di farmaci o della semplice somministrazione di prestazioni, perché molto spesso si pensa che dare prestazioni o esami diagnostici significhi un'alta qualità di assistenza. Quello va bene, ci vuole anche quello, ma ci vuole anche quello che cioè io mi rapporto con la persona malata in maniera estremamente diretta. Dal punto di vista legislativo abbiamo messo soltanto l'ultima legge, che è la legge 38, estremamente innovativa, votata allora nel 2010 dal cosiddetto bipartisan, un voto bipartisan da tutte le forze politiche, che ha una caratteristica importantissima per il nostro paese, cioè ogni cittadino ha diritto di ricevere le cure palliative e la terapia del dolore adeguata. È stata una piccola grande rivoluzione, è arrivata nel 2010, io mi ricordo che noi siamo in piedi dal 1987, quindi insomma è arrivata questa legge in maniera molto avanzata, però riconosce questo diritto. Questo diritto chiaramente che cosa garantisce? Guardate questa vignetta che è molto esplicativa, no? Cioè, davanti noi al sistema sanitario nazionale siamo tutti quanti uguali, grosso modo. Poi c'è nel nostro paese la differenza infinita tra la sanità erogata al nord, quella al centro e quella al sud, però diciamo che siamo tutti uguali. Nelle cure palliative praticamente vedete che chi è seguito meglio forse dà una mano a chi è seguito meno, e quindi si cerca di creare un'equità nell'assistenza, cioè dare a tutti quello che la legge ci riconosce. Grazie. Per accedere alle cure palliative è molto semplice, io vi riporto quello che accade nella regione Lazio e specialmente all'interno della Antea. Basta una telefonata per avere delle informazioni e poi via fax, via mail, su un apposito modulo corredato dalla richiesta del medico vicino di famiglia o medico vicino generale, come meglio si vuole definire, e quindi è un foglio in cui venga riportata la diagnosi. È una forma questa che noi abbiamo avviato, è stata riconosciuta dalla Regione Lazio e si sta cercando di copiare e di portare avanti anche all'interno del Ministero per velocizzare la presa in carico della persona che sta male. Questo chiaramente che prevede da parte nostra che ci sia anche un colloquio informativo verso la famiglia che assiste al paziente o con lo stesso paziente.
diciamo che il colloquio ci individua anche il percorso che questa persona dovrebbe fare, cioè o essere assistita a livello residenziale, quindi all'interno degli hospice, e hospice non è ospizio, ma hospice deriva da ospitalia, che significa ospitalità, ospitalità per quelle persone che non possono essere assistite a domicilio, in quanto dal punto di vista logistico ci sono delle difficoltà enormi, quindi o il paziente è solo oppure non ha una casa adeguata, insomma norme igieniche a volte disastrose, eccetera eccetera, e quindi con i familiari si stabilisce un percorso. Si comunica sempre alla ASL di pertinenza che governa il nostro, dove giace l'hospice, per una valutazione, quindi si fa molto spesso una valutazione congiunta se è adeguato o meno questa assistenza. La cosa buona, perché sembra tutta una prassi estremamente lunga, tutto quanto viene fatto nel giro di 24 ore. È estremamente veloce, perché il paziente che sta in una fase terminale di vita non ha tempo per avere i tempi burocratici, molto spesso purtroppo si hanno. Dottor Casale, 2 minuti, sì. Perché purtroppo anche noi lo spazio lo abbiamo in concessione fino alle 13.45, quindi dovremo fare le corse. Grazie. La modalità di accesso, appunto, c'è la valutazione a casa, la presa in carico, stilare un PAI, tenete conto che noi diamo una reperibilità 24 su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni l'anno. Quindi il paziente, il familiare, ha sempre qualcuno dentro l'abitazione, quando è in abitazione, come in assistenza in hospice, per essere aiutato. Si forniscono i farmaci in tempo reale, in maniera, tutto quanto viene fatto in maniera assolutamente gratuita, e poi si forniscono tutto ciò quello che serve, cioè dal letto ai pannoloni, a qualsiasi dispositivo medico, in maniera sempre in tempo reale. Questo siamo riusciti ad abbattere quel dolore che a noi di Antea piace molto ricordare, quel dolore burocratico che affligge tutti quanti noi, ma che in particolare molto spesso affligge anche chi sta male. Questo è il nostro hospice, noi lavoriamo in questa struttura, adesso qualche cosa così proprio di a volo, l'hospice ha 25 stanze singole con la possibilità di ospitare un familiare, a casa seguiamo 100 persone, quindi immaginate che fossero 100 letti, quindi se siamo 125-150 persone. Questa è l'equipe che assiste. Per fare tutto questo lavoro non lo può fare un medico da solo, anche perché abbiamo calcolato che ogni operatore dell'Antea si vede morire sotto le mani dalle 70 alle 80 persone all'anno, e quelle 70-80 persone all'anno le segue per diverso tempo, quindi entra nella struttura familiare, entra in casa, si crea un rapporto di conoscenza, quindi c'è il rischio che viva 70-80 lunghi. Non a caso abbiamo inserito un supervisore dell'equipe, che è una psichiatra, per evidenziare che ci fossero dei problemi, il cosiddetto burnout, o veramente qualcuno che va di fuori di testa. In realtà, se si fa un lavoro di squadra, a tutt'oggi, dopo 30 anni, non abbiamo avuto nessun caso da ricovero psichiatrico. Grazie. Va bene, io chiudo soltanto per dire che il modello Antea è un modello Antea che è stato poi copiato, cioè confermato a livello della Regione Lazio, lavora in una maniera integrata, cioè gli operatori che operano all'interno della struttura operano anche a domicilio, quindi il paziente, una volta che dal domicilio dovesse passare dalla struttura, ritrova sempre la stessa modalità e le stesse fasce. Grazie mille. Grazie al dottor